criptati nei loro codici. Dunque, si tratta innanzitutto di tecniche invasive, l'ho già accennato prima, quindi queste barre filettate attraversano il legno sano, quindi oltre a passare nel legno, nella parte degradata, attraversano il legno sano, quindi adesso non stiamo qui a ripetere delle teorie che molti, probabilmente tutti di voi conosceranno, la teoria quella di Scheigo degli anni 90, la teoria della compartimentazione del legno, cioè questi consolidamenti invasivi attraversano la parte sana del legno, quindi attraversano, sfondano le barriere di compartimentazione che la pianta produce per difendersi da questi degradi in avanzamento, e quindi in realtà noi interveniamo con questi consolidamenti, quindi perforando la branca che vogliamo consolidare, ma in realtà ne perforiamo le barriere di i set di compartimentazione, e quindi ne favoriamo il degrado e velocizziamo il degrado delle stesse branche. Quindi, se mi consenti, faccio una piccolissima parentesi, intanto prendo fiato. Parliamo dell'inizio degli anni 80, dove a Torino avevamo una squadra di dendrochirurgia che si occupava di scavare negli alberi per togliere la parte malata. Io facevo parte di quella squadra perché la coordinavo, poi mi sono pentito, sappiatelo, perché ho conosciuto Scheigo, Matek e tutti gli altri. Considero importante dirvi queste cose perché noi facevamo questo tipo di consolidamento, e cioè mettavamo comunque dei tiranti, assolutamente barre filettate con delle enormi orecchie esterne, con dei bulloni che tenevano questi alberi cavi, oppure tiranti assolutamente rigidi con cavi di acciaio, ovviamente intrecciati, per reggere, ma ripeto rigidi, per reggere enormi branche, con peso di tonnellate, che potevano in qualche modo scosciarsi. Sappiate che non c'era ancora Scheigo, perché io parlo dell'82, cioè qualche anno fa, cioè circa 30 anni fa, mi viene un po' da piangere per ricordare queste cose, non so. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi già allora sapevamo, Bridge Mass, se vi ricordate questo nome, che si poteva in qualche modo ancorare o strutturare o aiutare la struttura a reggersi. Ma vedevamo subito proprio quello che sta dicendo adesso il dottor Luigi Gardini, cioè che in tutti i punti che noi foravamo qualcosa accadeva, cioè il legno marciva e la pianta si comportava di conseguenza. Per cui c'era all'esterno sui plateri, parliamo di plateri, la chiusura di queste grosse rondelle e bulloni già nel giro di qualche anno, pensate un po', ma all'interno veniva fuori la segatura degli scoliti, dei cerambicidi, dei curculioni, sono molto belli perché anche questi riempiono la bocca, però vi fanno capire che la pianta, dopo essere stata pulita, dopo aver superato tutte le barriere di compartimentazione, riceveva come ciliegina sulla torta questi ancoraggi che erano sì un palliativo che poteva durare qualche anno, ma in realtà colmavano e distruggevano del tutto questo tipo di struttura, tant'è che alcune di queste strutture sono poi crollate su loro stesse nel giro di qualche anno, le abbiamo poi rimosse tutte, eccetto una che era una sofora ieponica pendola nei giardini principali di Piazza Carlo Felice a Torino, che è durata invece qualcosa come 15 anni, con un esoendoscheletro fatto tutto con bulloni, eccetera. Siamo finiti sulla stampa perché dicevano ovviamente i giornalisti è il caso di curare così le piante, ma questo poi lo vediamo. Era solo per darti un aiuto, nel senso che circa 30 anni fa a Torino si facevano queste cose e arrivavano proprio da Bridgman, da questo manuale sulla dendrochirurgia. A Merano Bridgman ha fatto una parte straordinaria, perché ha detto: mi sono sbagliato davanti a 500 persone con l'uditorio, cancellate la dendrochirurgia, non serve, non funziona, è invasiva, ovviamente dopo Scheigo. E Scheigo ovviamente è salito su di cuore, ma lo era già fin dall'inizio. Lascio la parola a Luigi. Quindi, come dice giustamente Luigi, questi interventi che hanno l'obiettivo di conservare un bene, in realtà si traducono poi in interventi che ne accelerano il degrado dello stesso bene, quindi se vogliamo controproducenti. Forse nel primo anno, nei primi due anni, si è visto che questi interventi di consolidamento statico con tiranti d'acciaio avevano degli effetti positivi, ma nel breve medio periodo la pianta regredisce molto velocemente, le barriere interne tra il legno sano e il legno degradato sono state sfondate, la carie invade quel poco che resta di parte sana del legno, e quindi poi non c'è altra soluzione che procedere con capitozzature, messe in sicurezza o addirittura abbattimenti quando necessario.
Una cosa molto importante, questi ancoraggi, che forse è la cosa che li differenzia in modo netto dagli ancoraggi che sono nati dopo, si sono sviluppati dopo, si tratta di ancoraggi rigidi, cioè completamente rigidi, non caratterizzati da nessuna elasticità, da nessuna deformazione in seguito alle sollecitazioni dell'albero. Quindi una volta che questi ancoraggi vengono posizionati, la pianta rimane completamente bloccata, vincolata da questi cavi di acciaio, e quindi rimane esattamente, come dire, immobilitata, impossibilitata ad oscillare. Successivamente, dagli anni 90, soprattutto grazie agli studiosi, ad alcuni studiosi europei, quindi Schroeder, eccetera, si svilupparono, come dire, questi studi, venne studiata, venne approfondita la materia, e si dimostrò che, ovviamente, come ho già accennato prima, questi consolidamenti invasivi e rigidi non sono la migliore soluzione per la conservazione dell'albero. Quindi la ricerca, e tendo a precisare quella europea, quindi soprattutto ricercatori europei, si orientarono verso nuove tecniche, nuovi materiali che diciamo permettono di consolidare questi gli alberi, salvaguardandone sia gli aspetti legati alla sicurezza e sia la conservazione della loro forma, quindi dei loro parametri, diciamo, ornamentali. Parliamo di studi degli anni 90 a partire da Schroeder e poi negli anni 2000 anche, quindi studi abbastanza recenti, che però hanno dato degli esiti, come dire, molto innovativi. Questi nuovi ancoraggi che sono nati in seguito a questi studi in Europa negli ultimi 20 anni, anche questi hanno l'obiettivo di evitare le rotture, quindi evitare i cedimenti di parti di albero, quindi di branche più o meno grandi dell'albero. Oppure possono avere l'obiettivo di controllarne la caduta, quindi noi possiamo operare, quindi consolidare un albero con l'obiettivo di controllare la caduta di una parte dello stesso, quindi vincolando la caduta di una branca e decidendo che noi vogliamo far cadere quella branca lì, allora lo vincoliamo in un certo modo, in modo tale che ne controlliamo la caduta e quindi riduciamo il rischio, perché vogliamo che se cade qualcosa cada lì e quindi eviti di cadere sulla zucca di qualcuno che ci sta vicino. Casale non Ferrari, se voglio dire. No, no, tu. Ti ricordi benissimo. A Casale Monferrato abbiamo cercato di consolidare un faggio di 185 anni, se non dico una stupidaggine, che era un po' l'emblema della città. La pianta era più che fatiscente, cioè era proprio in condizioni ultime, era arrivata alla fine, però il popolo la voleva a furore, ovviamente, ancora in piedi. Ci siamo immaginati, abbiamo posizionato noi Cobra, se non sbaglio, immaginate una sorta di ancoraggio che ci permettesse non soltanto di mantenere la chioma in una certa sicurezza, parliamo dell'architettura vera e propria della chioma, evitando portature drastiche, ma abbiamo ancora aggiustato un paio di cavi tenuti da plinti molto grossi, molto pesanti in cemento armato, ovviamente affondati nel terreno, distanti dalle radici, eccetera, non gli abbiamo fatto del male alla pianta, che ci permettessero di farla ruotare su se stessa e cadere in una zona assolutamente out per tutti, cioè recintata, ai bordi della quale c'erano dei cartelli ben visibili che dicevano non oltrepassare, pericolo. Ma così non c'è nessun pericolo. Una mattina se lo siamo trovati per terra, senza un filo di vento da quello che avevo capito, diciamo nella metà del tempo che avevamo ipotizzato stesse in piedi, perché noi avevamo dato qualche piccola garanzia all'amministrazione, ma assolutamente all'interno di quest'area. Per quello che mi riguarda, e credo anche per te Luigi, era un successo, e cioè l'avevamo fatta cadere, l'avevamo permesso, scusate, di cadere esattamente nel punto dove poteva e doveva cadere. Io do enfasi a questo aspetto perché a volte ci chiedono di consolidare e di tenere su cose improponibili, piante che non possono neanche durare un minuto, che basta un alito di vento a 57 km orari e le fanno, non so, sto a dire, e cadere, e volare, e volatilizzare. E noi siamo costretti ad operare. A questo punto operiamo in questa luce, cioè cerchiamo di capire come consolidare il soggetto in modo tale che sia poi guidato in un'eventuale caduta. È drammatico dirlo in questa sede, ma può essere utile in circostanze dove non c'è altro da fare, siamo veramente costretti a questo tipo di mediazione.
Io sono un po' talebano sotto questo aspetto, cioè molto spesso dico no, la pianta è da abbattere semplicemente e si finisce lì. Però lavoro in un ente pubblico, sono normalmente sul pubblico, la sicurezza è tirata ai massimi livelli, eccetera, eccetera. Se dovessi essere davanti a un cliente povero, tra virgolette, che mi chiedesse dell'oste, comunque io pago, lei me la tenga su, è ovvio che probabilmente arriverei a altro tipo di mediazione, ma sta sempre questo aspetto in relazione a che cosa? Alla sicurezza, al costo, cioè dobbiamo vedere queste variabili, proporzionarle e adeguarle tra loro, se no rischiamo di fare che cosa? Un intervento costosissimo che non porta poi quel frutto che è il tempo e la sicurezza che noi vorremmo ancora di quell'albero in piedi. Quindi questi nuovi ancoraggi che vedremo dopo, che si sono sviluppati da poco, soprattutto grazie agli studi europei, in realtà hanno gli stessi obiettivi dei vecchi e ormai desueti ancoraggi, diciamo, chiamiamoli americani, cioè quelli rigidi con i cavi d'acciaio, che sono sostanzialmente evitare le rotture di parti di albero, controllarne l'eventuale caduta della chioma di parte della stessa e quindi ridurne il rischio, in quanto orientando la caduta laddove i danni sono minori, ed anche essere un'alternativa alle capitozzature e quindi garantire una conservazione di quei valori estetici di forma e ornamentali degli individui arborei. Ora, molto schematicamente volevo evidenziare una cosa perché sia chiaro, insomma. La procedura del consolidamento, in questo caso non invasivo, che è questa seconda era del consolidamento, se possiamo chiamarla così, presuppone però un'analisi di base, che è questa. Ora, trattandosi di un intervento che potrebbe sostituire interventi di messa in sicurezza, quindi che potrebbe sostituire capitozzature più o meno pesanti dell'albero, e quindi trattandosi di un intervento che interferisce, che ne riduce, che ne modifica il rischio di schianto dello stesso, è chiaro che prima di ogni consolidamento, quindi prima di agire in qualsiasi maniera sull'albero, occorre procedere ad una valutazione di stabilità dell'intero individuo arboreo, quindi a partire dalla zolla radicale fino ai cimali più alti, perché solo con un'analisi completa noi possiamo capire qual è il miglior intervento di conservazione di questo bene. Quindi possiamo decidere in seguito ad un'analisi approfondita della stabilità se è sufficiente una capitozzatura, oppure se possiamo evitarla a fronte di un consolidamento, oppure se sfortunatamente dobbiamo operare entrambi gli interventi perché uno solo non basta. Il campo di applicazione di queste tecniche, ora, il campo di applicazione è abbastanza vasto perché noi possiamo consolidare dei rami più o meno grandi, delle branche codominanti, quindi possiamo stabilizzare, consolidare dei difetti di forma dell'albero già presenti quando la pianta è a livello di vivaio, quindi pianta giovane. Possiamo intervenire con un consolidamento per la protezione di quello che ci sta sotto, quindi persone, cose o oggetti che ci stanno sotto. Possiamo consolidare con questi cablaggi per proteggere dei rami deboli, quindi delle ramificazioni orizzontali molto deboli che non si sostengono da soli. In questo caso possiamo aiutarne il sostegno con questi interventi. Possiamo proteggere, dicevo già prima, le biforcazioni deboli, quindi le codominanze degli alberi, soprattutto quelle che hanno la corteccia inclusa, che sono poi le codominanze più pericolose. Possiamo proteggere il rischio di cedimento dei rami che si inseriscono a L rispetto al fusto, centrale, il fusto più importante. Possiamo riequilibrare le chiome che in origine possono essere asimmetriche in seguito a rotture, anche a potature errate in passate, anzi soprattutto abbiamo a che fare con piante che si trovano ad avere delle chiome sbilanciate per effetto di interventi di manutenzione abbastanza
approssimativi. Oppure possiamo addirittura aumentarne la stabilità radicale, cioè noi possiamo andare ad andare a consolidare in chioma, consolidando l'individuo arboreo e vincolandolo con altri oggetti che ci possono essere in prossimità, per aumentarne la sua stabilità nel tempo. Quindi, come vedete, i campi di applicazione sono molto, molto diversi e diversi fra di loro. Ora entriamo un po' più nel merito, velocemente, sono poi tutti aspetti che forse adesso per qualcuno di voi potrebbero sembrare un po' complicati, ma dopo li vediamo nel dettaglio e li approfondiamo tutti. Molti di voi li conoscono già, ma facciamo un rapido excursus per rinfrescarci la memoria. Ora, recenti studi, una cosa importante è che noi facciamo riferimento in questa materia a studi che sono stati eseguiti in Germania, perché la Germania dagli anni 90 in poi è stata un po' la nazione che ha sviluppato, che ha sperimentato, che ha provato di più rispetto alle altre nazioni questo tipo di tecniche. Parliamo appunto questo del 2005, quindi studi, come vedete, abbastanza recenti, ecco, quindi studi di qualche anno fa. Questi studi, queste sperimentazioni sono poi state recepite sempre in quegli anni dal regolamento, dei regolamenti tecnici del verde arboreo della Germania, che poi vedremo bene col collega Lobis, che sono ad oggi gli unici studi, cioè questi regolamenti che recepiscono gli studi tedeschi dei primi anni 2000, sono gli unici documenti ufficiali di riferimento. Cioè in Italia noi non abbiamo ancora dei documenti ufficiali di riferimento, siamo costretti a far riferimento a questi studi tedeschi. Allora, categorie. Questi studi tedeschi fanno riferimento a tre categorie, macro categorie di consolidamento. Vediamole velocemente nel dettaglio. Abbiamo il consolidamento dinamico, il consolidamento statico e il consolidamento di tenuta. Ecco, non posso più tornare lì, ma funziona. Sì. Il consolidamento dinamico, velocemente, è un'installazione che permette di vincolare le branche. Dinamico per quale motivo? Perché permette alle branche una certa oscillazione, cioè le branche possono muoversi in seguito per causa delle cause esterne, quindi vento, azioni del vento, fattori esterni, e solo qualora le branche superano un certo angolo, quindi una certa deformazione, una certa oscillazione, allora questi consolidamenti entrano in azione, quindi lavorano entrando in tensione. Si differenzia dal consolidamento statico perché il consolidamento statico non permette alle branche alcun tipo di oscillazione, di deformazione in seguito all'azione degli agenti esterni. Perché si opera in un modo e perché si opera in un altro? Allora, noi abbiamo a che fare con consolidamenti, cioè dobbiamo intervenire con consolidamenti statici quando i degradi delle branche che dobbiamo consolidare sono così gravi, sono così pesanti che non ci permettono, non possiamo più permettere a queste branche di muoversi, nel senso che appena abbiamo anche una sollecitazione medio-bassa c'è un rischio di frattura, c'è un rischio di cedimento. Quindi se vogliamo consolidare, se vogliamo conservare quella branca, siamo obbligati a intervenire con un consolidamento statico, cioè dobbiamo ingessarla al resto dell'albero per permettere a questo di stare in piedi. Il consolidamento dinamico invece, vedremo dopo nel dettaglio, lavora soltanto quando viene superata una certa oscillazione delle branche. Poi questo starà a noi deciderlo, cioè decidere fin dove possiamo permettere all'albero di oscillare, fin dove invece dobbiamo vincolare l'albero. Dopo scenderemo nel dettaglio e capirete probabilmente meglio quello che sto dicendo. Il consolidamento di tenuta è una terza categoria, è un'installazione verticale rispetto alle altre due che sono considerate installazioni orizzontali perché i cavi lavorano in posizione orizzontale o suborizzontale. In questo caso nel consolidamento di tenuta, che ci serve per consolidare branche che hanno ramificazioni orizzontali rispetto al fusto principale,
che possono essere molto sviluppate dal punto da non sostenersi in piedi da sole. Questo cavo, quindi questo cablaggio, funziona in verticale, in quanto ancora il cimale dell'albero con la branca, diciamo, la ramificazione esterna. Quindi, facendo una rapida sintesi, consolidamento dinamico, consolidamento statico, consolidamento di tenuta, consolidamento dinamico e statico come installazioni orizzontali, quindi cablaggi che funzionano in modo e che lavorano in modo orizzontale o suborizzontale, consolidamento di tenuta come i cablaggi invece che funzionano in modo verticale. Vedete nella figura 3, in realtà non è così verticale. Cosa vuol dire? Che in realtà, perché funzioni in modo ottimale questo cablaggio, il cavo dovrebbe essere il più verticale possibile. In realtà, per vari motivi, non è possibile a volte posizionarlo in maniera subverticale, perché o la branca orizzontale è troppo sviluppata, o è troppo lunga, o è troppo grande, troppo pesante, per cui siamo obbligati ad ancorarla in genere nei pressi della prima biforcazione, che si trova a volte anche a diversi metri di distanza dal fusto principale. Allora, facendo qualche rapida differenza tra queste tre categorie, consolidamento dinamico, sono dei, vedremo dopo nel dettaglio, dei sistemi elastici, quindi utilizzeremo dei materiali caratterizzati da una elevata elasticità, qui vedremo dopo tutto quanto. Nel consolidamento statico, come vi spiegavo prima, poiché dobbiamo impedire alle branche ogni tipo di movimento, perché queste sono talmente degradate che se vogliamo consolidarle e conservarle siamo obbligati ad ingessarle, abbiamo a che fare con dei tiranti che non sono elastici, quindi che sono rigidi. Questi tiranti in genere sono addirittura d'acciaio, oppure abbiamo dei fascioni, vedremo dopo, delle tecniche con dei cavi molto molto rigidi. Il consolidamento di tenuta può essere fatto è fatto in genere con dei fascioni, con dei cablaggi molto rigidi e che permettono anche, che evitano alla branca orizzontale o suborizzontale di oscillare anche in modo ridotto, quindi in genere sono dei cablaggi abbastanza rigidi. Adesso, come dire, vediamo velocemente queste cose, alcuni di voi potrebbero avere anche idee un po' confuse, perché come dire, stiamo dicendo tante cose che magari possono confonderci. Dopo le rivedremo ognuna e le approfondiremo, per cui poi se avete domande di qualsiasi genere non esitate a farle, speriamo di essere in grado di rispondere. Velocemente, quando noi abbiamo a che fare con una pianta che vogliamo o che ci chiedono di consolidare, quali sono i ragionamenti che dobbiamo fare per operare in modo corretto? Allora, innanzitutto, premessa un'attenta analisi della stabilità complessiva, che ovviamente richiede l'azione di un esperto, questo è evidente ed è inutile dirlo, dobbiamo capire in quale categoria di consolidamento ci troviamo, cioè se dobbiamo operare un consolidamento dinamico, oppure un consolidamento statico, oppure un consolidamento di tenuta. Deciso questo, quindi capito questo, allora poi passiamo ad altri ragionamenti, che sono il dimensionamento dei materiali, e dopo avremo modo di parlarne a lungo. Il tipo di materiali, vedrete che abbiamo diversi materiali che si comportano in modo abbastanza diverso tra loro, che hanno elasticità molto diverse tra loro. E poi una cosa importante che sottolineo, l'applicazione di questi consolidamenti sull'albero, cioè cosa significa? Che ogni individuo arboreo si differenzia dagli altri perché è fatto a modo, ha una sua forma, ha un suo equilibrio, per cui non possiamo, è difficile anche qui generalizzare, trovare delle regole che vadano sempre bene per tutti. Bisogna fare ogni ragionamento, bisogna calarlo nella realtà in cui ci troviamo, quindi ogni albero in realtà ha poi bisogno di un consolidamento, chiamiamolo su misura se vogliamo. Poi un'altra cosa importante che mi preme dirlo è che quando noi andiamo a consolidare una branca degradata dobbiamo sempre trovare dall'altra parte qualcosa di sano che sia in grado di sorreggere la branca degradata, perché a me spesso comunque mi è capitato di vedere dei consolidamenti fatti per consolidare delle branche degradate
che venivano ancorate su altre branche ugualmente degradate, quindi a quel punto non solo veniva meno la finalità del cablaggio, ma addirittura c'è il rischio che in caso di cedimento una branca si portasse via anche l'altra, quindi causasse il doppio del danno in sostanza. Velocemente, anche qua le caratteristiche di questi nuovi materiali elastici, quali sono e che si differenziano rispetto ai materiali rigidi in acciaio che abbiamo, a cui abbiamo accennato prima? Sono materiali che permettono, soprattutto questi tiranti elastici, che permettono le oscillazioni, quindi che permettono i movimenti dell'albero in seguito all'azione di fattori esterni. Una cosa molto importante, questi consolidamenti elastici in stato di riposo, nel senso quando questi non lavorano, e dopo capiremo meglio cosa voglio dire, l'albero non li percepisce, cioè l'albero non è in grado, non percepisce la presenza di questi tiranti e quindi riesce a produrre come prima quel legno di reazione laddove, diciamo, laddove ci sono le proprie parti di albero più sollecitate, e quindi l'albero riesce a rinforzarsi producendo sempre quel legno di reazione che è fondamentale per garantire ed aumentare la salute dell'albero. Cablaggi fatti male possono, come dire, indurre un rilascio dell'albero che non produce più legno di reazione, e quindi in realtà cablaggi fatti male possono aumentare addirittura il rischio di cedimento degli alberi. Sono funi, vedete lì un po' di esempi, sono funi ottenuti con un intreccio di fili in sostanza sintetica, li vedremo dopo, poliamide, polietilene, eccetera, eccetera. Si è visto che questi materiali, perché ormai sono 20 anni che sono sperimentati, quindi i primi cablaggi posizionati sono già stati sostituiti, e si è visto che sono soggetti a degrado, quindi questo è un aspetto importante che occorre evidenziare subito. Sono dei materiali che, sebbene non arrugginiscano, dire così, soffrono di fattori quali l'umidità, lo sfregamento, i raggi UV e anche l'inquinamento, quindi piogge acide, eccetera. Questi fattori ne deteriorano le caratteristiche di tenuta, anche in modo, vedremo dopo, importante nel tempo. Quando noi i produttori di questi materiali, sempre facendo riferimento al regolamento tedesco, quindi è il regolamento tedesco che prevede questo, noi in realtà ci rifacciamo a quello che dicono i tedeschi, in Italia non abbiamo ancora adottato nulla di tutto ciò. Il regolamento tedesco prevede che questi prodotti debbano essere garantiti dal produttore per un periodo almeno di 8 anni. Ovviamente le garanzie vengono anche fornite per i consolidamenti che vengono fatti all'estero, quindi anche per i nostri consolidamenti in Italia. Poiché sappiamo che questi materiali sono soggetti a degrado e poiché sappiamo che d'altro canto sono garantiti diversi anni, è consigliabile eseguire delle verifiche periodiche, una volta che abbiamo posizionato un consolidamento, eseguire delle verifiche sul corretto funzionamento di questo consolidamento. Quindi verificare, a volte basta andare sotto l'albero, osservare con un binocolo, osservare che le varie parti siano state, dopo vedremo tutto quello che dovrà essere, come va installato in modo corretto, eccetera. Ma è importante far notare subito che sono delle installazioni che soffrono di degrado, quindi necessitano di verifiche periodiche, quindi verificare eventuali sfregamenti, verificare che non ci siano eventuali chiusure eccessive di questi cablaggi sulle branche, che non ci siano strozzature, che i fascioni siano messi correttamente. Dopo vedremo tutto questo. Queste verifiche non sono obbligatorie, ma si consigliano vivamente, perché si è visto che nel tempo questi consolidamenti, proprio perché dinamici, quindi come dire, si muovono con l'albero, possono avere dei decadimenti e dei degradi. Allora adesso, questo velocemente vedremo tutto quanto dopo, facendo sempre riferimento ai regolamenti del verde tedeschi,
che derivano da sperimentazioni decennali di questa materia, riusciamo, cioè i regolamenti tedeschi hanno adottato delle tabelline di riferimento molto facili, molto semplici, che ci permettono di dimensionare un cavo quando dobbiamo operare con un consolidamento. Quindi velocemente leggete, vedete appunto, nel caso ci trovassimo nella categoria di un consolidamento dinamico, noi ragioniamo in base al diametro alla base della branca o del fusto da consolidare e ne misuriamo il diametro. In base al diametro abbiamo un carico di rottura a cui fa riferimento del cavo. I cavi sul mercato, lo vedremo dopo, arrivano fino a 8 tonnellate, quindi 2, 4, 8 tonnellate. A seconda del diametro della branca, noi diciamo, decidiamo e dimensioniamo il nostro cavo. Importante una cosa, giusto perché a volte uno commette degli errori molto grossolani: il diametro alla base della branca da consolidare, cioè non il diametro dell'albero a 1,30 m dal colletto. Cioè, se noi vogliamo consolidare una branca a 25 metri, che avrà un diametro di 30 cm, allora ragioniamo con questa tabella. Non dobbiamo fare riferimento al diametro dell'albero, no, perché a volte mi è capitato. I giardinieri, insomma, che ragionavano in questo modo, ho dovuto correggerli subito perché sennò sarebbero andati incontro ad errori molto grossolani. Consolidamento statico e di tenuta, velocemente, dopo vedremo tutto quanto nel dettaglio. Anche qui abbiamo delle tabelline di riferimento molto semplici che ci permettono di andare a dimensionare i cavi in funzione del diametro delle branche che vogliamo consolidare. Poi io direi che a questo punto sui materiali vedremo tutto dopo, diciamo soltanto adesso che i materiali sono molto diversi fra di loro, diversi come composizione chimica, diversi come comportamento. Velocemente: poliammide, polipropilene. Poliammide molto, molto più elastico, polipropilene più rigido, anche se in realtà ci sono delle sorprese che dopo vi svelerà Valentin. Quindi i materiali più usati sono questi per i cavillaggi elastici. Un breve cenno sull'altezza del consolidamento, anche dopo vedremo tutto. Dove lo si va a posizionare questo consolidamento? Velocemente, in linea di massima si interviene con un solo livello di consolidamento, cioè l'albero in genere viene consolidato ad una sola altezza, le due branche vengono tirantate fra di loro, non si fanno più livelli in genere, sto dicendo. In casi eccezionali si può prevedere diversi livelli. La regola generale, anche questa studiata, 15 anni, 20 anni di esperienza in campo dei tedeschi, ci dimostrano che il corretto posizionamento va fatto a 2/3 della chioma o della branca che vogliamo consolidare. Quindi l'immagine penso sia molto chiara, anche qua, giusto per evitare errori grossolani, 2/3 della branca, cioè noi misuriamo l'altezza della branca, ma da dove? Da dove la branca si diparte, non da anche qui dal colletto. Quindi dalla branca in cima, 2/3, ecco, quella è l'altezza, se vogliamo, più di riferimento per un consolidamento. Consolidamento verticale, vedremo tutto dopo, non mi dilungo più di tanto, è un consolidamento particolare che viene fatto soprattutto con cavi rigidi, ma lo vedremo dopo. Anche qui non mi dilungo, vedremo tutto dopo. Sappiate che esistono come categorie di materiali dei cavi che sono chiamati dei cavi vuoti, sono cavi intrecciati con dei fili sintetici, vuoti al loro interno, che si comportano in un modo molto particolare. Dopo addirittura andremo a sperimentarli fuori, vedere come si comportano rispetto alle sollecitazioni. Abbiamo dei cavi a fascia ritorta, che vuol dire soltanto una modalità diversa di intreccio di questi fili.
E poi abbiamo dei consolidamenti a più componenti. Un consolidamento in genere è costituito da delle fasce e da dei tiranti, cioè le fasce sono quelle parti di consolidamento che abbracciano le branche e il tirante sono quelle parti di consolidamento che collegano una branca con un'altra. Quando le fasce sono di un componente diverso rispetto ai tiranti, allora parliamo di consolidamenti a più componenti. Io direi che la mia parte di introduzione l'ho vista, spero di avervi creato un bel po' di confusione perché abbiamo accennato a mille cose diverse e adesso speriamo che da qui a fine giornata riusciamo a chiarire un po'. Il minutino finisci qui? No, io la mia parte l'ho finita, adesso approfondiremo tutto quanto. Molti di voi erano già a conoscenza di tutto ciò, per gli altri abbiamo creato un po' di confusione. Dopo vediamo di evitare di crearne ancora. Beh, si parte dalla crisi per arrivare a un qualcosa, quindi è importante sempre essere in crisi, per quello che mi riguarda. Io sono in crisi da quando sono nato, per cui sono sempre positivo, cerco di migliorare, insomma. Io farei solo due parole prima di lasciare la parola a Valentin riguardo al fatto dei due terzi. Già Bridgeman parlava dei due terzi sul consolidamento rispetto all'altezza, scusate, alla lunghezza della leva sull'ancoraggio orizzontale. Quindi questa, quanto vi è stato detto da Luigi riguardo al regolamento tedesco, è un rifarsi comunque a studi ancora precedenti. Si parla della fine degli anni 70, per intenderci. Quindi noi già facevamo consolidamenti e tiranti stando a circa due terzi rispetto alla base della leva e all'altezza effettivamente definitiva. Direi ancora un'altra cosa che è importante, adesso poi partiamo sul lato molto più specificatamente tecnico, per cui forse ci dimentichiamo di questo aspetto che rientra poi sempre in quello che è la cura degli alberi. Facciamo attenzione, l'albero dal momento che viene consolidato deve, non dovrebbe, deve diventare un sorvegliato speciale, e cioè non lo potete più abbandonare. Esistono quindi tutta una serie di criteri che Luigi vi ha già indicato, che sono quelli proprio della verifica puntuale vuol dire nell'ordine di tempo, di quello che sono queste attrezzature che lo consolidano, questi cavi, questi tiranti rigidi, dinamici, non ha importanza. Perché è proprio da lì in poi che questo albero, se viene abbandonato, rischia di diventare poi un pericolo ancora superiore a quello che poteva essere all'inizio. Perché io vi ricordo che Mattek già spiegava che tutto ciò che è consolidamento, dal momento nel quale si fa in poi, cambia la qualità del legno che viene consolidato. Quindi ciò che cresce successivamente al consolidamento non è la stessa pasta precedente, è diversa. Questo vuol dire che possono poi verificarsi situazioni anomale di slittamenti di pasta, chiamiamola pasta nel senso che è legno. Però questo è molto importante da sapere, perché nei primi anni tutto va bene. Il consolidamento è sicuramente proporzionato, adeguato in relazione a quello che voi dovete fare, ma con il tempo questo albero si trasforma in un mostro che potrebbe sfuggirvi di mano come calcoli, per cui statevi dietro. Una volta consolidato si deve andare avanti. Io non posso rispondere alla domanda perché sono moderatore, dovete fare a loro due. Un'ultimissima cosa, sorvegliato speciale, Mattek, quindi ricordiamoci sempre questi riferimenti, perché la biomeccanica non è una cosa da poco. E poi ZTV Banteghe, che l'ho detto bene, grazie Gabi, abbiamo la traduttrice tedesca in aula, linee guida. I tedeschi già da molti anni, si parla da più di 20 anni, che seguono quello che significa un creare una sorta di manuale, tra virgolette, linee guida, al quale fare riferimento per tutto ciò che è la cura degli alberi, che non significa soltanto il consolidamento, ma anche il piantamento, la coltivazione, il vivaio, la potatura, l'abbattimento, eccetera. Loro sono più avanti di noi, ma non perché ci sia qua Gabriele, ma nel senso che loro sono arrivati prima di noi a questa strutturazione dal punto di vista tecnicistico, perché ci hanno pensato. La stessa cosa sono anche gli inglesi, sono molto più avanti di noi, cerchiamo di non stare troppo indietro, e grazie a questi elementi cerchiamo invece di aggiornarsi. C'era una domanda? Prego. Perché riguardo i due terzi dell'altezza del consolidamento, dando per scontato che la carie o il punto debole sia l'inserzione della branca, se invece fosse più alta, chiamiamolo punto di stress, non è detto punto ci sia una stress, stress meccanico, se fosse più alta proprio
ai due terzi come si interviene? Forse lanci. No, scusa. È difficile perché bisogna vedere la pianta per pianta, cioè questo è il concetto teorico, no? E se il danno è più alto, si è capito bene, è inutile mettere così lo vento più sotto, no? Significa che bisogna intervenire con il silaccio, cioè non è che col consolidamento si può fare tutto. L'importante è i due terzi, importante perché spesso vengono montati troppo bassi, a metà o addirittura a un terzo, che non ha senso perché fa nuove leve, questo è il discorso, di evitare nuove leve in pianta, no? Forza per nuovi momenti, forza per me. Una domanda che volevo per i consolidamenti che hanno ritardato questi casi. Intenuta. Molte volte si parla per un problema di flessione, ma molte, molti altri, specialmente nel magnello, il problema di centri, poi la finita anche dove ci sono, c'è anche la neve, hanno di anche la torsione, per caso lì. Si taglia sempre o perché per esempio l'ancoraggio possiamo... Non lavoro sulla torsione, l'ancoraggio. Anche qui non possiamo fare il miracolo. Non risolvi il problema della torsione. Perché la torsione lo risolvi eventualmente con una potatura o con più ancoraggi, potrebbe essere. Però anche lì dipende dalla forma della branca, dal peso, dalla forma del cimento. Insomma, è un po' complicato trovare una regola generale. Però la torsione è un aspetto più complicato da risolvere con il cablaggio. Invece ho un dubbio che mi è venuto sul discorso su quello orizzontale, il fatto che è vero che l'elasticità permette dei movimenti, ma